campo difficile, campo complicato, dimensioni un po' particolari. Diciamo non è i campi che privilegiamo per il gioco che praticamente stiamo cercando di sviluppare. Pensiamo una partita alla volta, oggi abbiamo vinto, veniamo dal pareggio in Coppa mercoledì con la Caivanese e già eravamo felici per il passaggio della Coppa. Dopo non ho avuto neanche 24 ore per preparare questa partita, sono felice che la squadra abbia espresso più gioco rispetto alla scorsa partita e anche e soprattutto più carattere. Ho chiesto questo negli spogliatoi e devo ringraziare tutti i miei ragazzi perché oggi mi hanno accontentato veramente. Mentre rivedo il manco che conosco, un 92, viene dalla Misena Nobiltà dove l'anno scorso ha fatto molto bene. E sono felice per lui perché è un ragazzo e quindi aveva bisogno di fiducia e io ho aspettato un momento per capire qual era quello adatto per potergliela dare. È il primo tempo completamente regalato, Carmine, perché non puoi regalare a questa squadra 5 gol in un tempo, anche se rivedendo in questi pochi minuti di attesa la partita mentalmente, credo che il primo tempo ci sia stata una differenza solo nella capacità delle due squadre di mettere la palla in porta. Perché il primo tempo noi abbiamo creato comunque qualcosa, loro sono stati molto più cinici e fondamentalmente hanno chiuso la partita del primo tempo. Dopo aver vinto in trasferta col Paradiso avete un altro impegno casalingo con l'International, che gara ti aspetti tra 7 giorni? È una gara come questa, non mi aspetto nulla di diverso perché questo campo è un campo che non ti fa giocare al 100%, è un campo dove devi tenere il livello di attenzione sempre alto, appena cala l'attenzione prendi gol come li abbiamo presi noi oggi, i primi tre, poi 3 gol da palla inattiva, cioè veramente è qualcosa di clamoroso. Guarda, io credo che Antonio sia un giocatore di un'altra categoria, quindi è inutile dire che in queste gare è l'uomo che sicuramente non viene a mancare, infatti primo e secondo tempo è quello che ha avuto il minutaggio più alto e quello che ha avuto il rendimento più alto, però non penso che la rimonta sia stata solo opera di Marrone o sia stata solo opera del singolo, perché non si può valutare il singolo, cioè noi abbiamo avuto un secondo tempo con chiunque ha ruotato, lo stesso Marco che è un under 21 che ha realizzato un magnifico gol, perché da quella posizione lui è un destro, ha calciato di mancino, quindi sono contento alla fine della partita, dispiace per come è maturato il primo tempo perché il 5-0 guarda, ti ha tagliato le gambe, infatti secondo me la nostra ripresa nel secondo è anche legata al fatto che loro sono entrati in campo convinti di farne altri 5, però fortunatamente non andrà così per noi, cioè per loro, però non ci siamo riusciti nell'impresa di rimontare.